Mister, questa intervista la facciamo con questo cappellino? Certo, da adesso in poi la faccio sempre perché in onore degli amici pescatori che mi portano sempre le alici dove abito a San Benedetto, che questa vittoria è soprattutto per loro. Perché tra l'altro la partita sarà messa tipo una tempesta a un certo punto perché non sapevamo come fare, però veramente incredibili. Hanno usato lo spirito veramente dei marinai quando c'è il mare grosso, perché non era semplice, ma siamo stati tranquilli, calmi. E penso che la vittoria sia stata meritata perché in 10 contro 11, cioè, mi emoziono solo a pensarci perché è stata veramente una bella roba. Una vittoria, come dicevi tu, quasi insperata per come si era messo il match, che però ha dato una prova di grande spirito di squadra. Sì, perché siamo andati sotto su praticamente un infortunio che può capitare. Tommy ha reagito bene, poi ha parato bene, ma non abbiamo mai sofferto e siamo stati bravi comunque a ribattere colpo su colpo. Poi nel secondo tempo Ruben è stato molto più concreto del primo e ci ha risolto delle grosse situazioni con l'autogol, provocando l'autogol. Poi grande Angelo che è entrato e ha risolto l'ennesima partita. E credo che con i 6 gol da solo abbia fatto 9 punti, quindi è importante, è un giocatore importante che stavo aspettando e finalmente, ma tutti indistintamente, chi è entrato si è messo subito a disposizione, abbiamo cambiato modulo e sono andati tutti alla perfezione. Allora, le chiedono De Sanzio e ha fatto bene, poi un'ingenuità di troppo, le ha detto già qualcosa dopo il match? No, De Sanzio, siccome era la seconda partita che faceva poverino intera e gli avevo già detto tra il primo e il secondo tempo di tenere 10 minuti e un quarto d'ora e avevo già avvisato Angelo. È tutto programmato, non è che facciamo, anche perché abbiamo 3 partite, quindi devo stare attento a chi è entrato da poco come De Ciancio e che non può reggere 2 partite consecutive a 1000. Ha fatto bene e poi è entrato Angelo e ha dato il colpo di grazia, bene così. Fazzi ha avuto subito un ottimo impatto, come valuta la sua Ah, prestazione? benissimo, anzi ha retto anche troppo perché veniva da un periodo di poca attività. Lui 90 minuti sarà 2 mesi che non li fa, quindi contento per lui perché è stata una spina nel fianco continua lui con Ruben. E adesso bisogna recuperare le forze però perché hanno speso tantissimo, il campo era veramente pesante, ieri è piovuto, l'altro ieri è piovuto, quindi sembrava, ma hanno fatto tanta fatica, poi in 10 contro 11 pertanto. Dovremmo stare attenti a centellinare bene le forze mercoledì. Qual è l'aspetto che ha più gradito di questa Samba e cosa invece la squadra ha fatto meno bene? Ma la caparbietà di comunque andare in avanti anche in uno in meno e continuare a giocarla senza perderla, anzi ripartire, presentarsi addirittura Bacio aveva avuto l'occasione del 2-1 lui, poi fortunatamente ci ha pensato Angelo, ma i tiri in porta li abbiamo fatti noi, quindi sono contento di questo perché in 10 contro 11 non è che posso pretendere di più, sta andando bene perché avevamo vinto anche con la Virtus, però era stata un po' una cosa fortunosa. Qua è diverso, qua abbiamo veramente portato a casa una partita meritatamente perché sotto il piano del possesso, del gioco, abbiamo veramente fatto bene. Le chiedono ancora, il triplo cambio ha dato una scossa alla squadra, cosa era mancato fino a quel momento? No, non avevamo fatto male, anzi, poi nel momento in cui stavo facendo il triplo cambio è successo che ha buttato fuori De Ciancio, quindi sono stato anche sfortunato perché lo stavo cambiando, era già pronto Angelo con Bacio, c'era già il triplo cambio, abbiamo dovuto cambiare assetto, col 4-4-1 siamo andati ancora meglio, in uno in meno, incredibile il lavoro che hanno fatto tutti, indistintamente la linea difensiva perfetta, i mediani hanno lavorato benissimo, Angelo ed Angelo. E poi Bacio e Botta ci hanno fatto recuperare tanti palloni e ci hanno tirato sulla squadra insieme con Lescano. Sono contento perché stanno piano piano trovando tutti la condizione e piano piano anche Chacon è entrato benissimo. Vedete che piano piano stanno arrivando tutti quanti e c'è estremo bisogno quando c'è la tempesta.